Quella di Cristiano Cavedon è una vicenda molto particolare, non è solo il racconto di un pittore e della sua arte, è anche, anzi soprattutto, la storia di un uomo rinato dopo aver rischiato di perdere tutto e tutti, una storia che lo stesso protagonista ha raccontato a Maria Grazia Bonollo e Gianni Manuel ai microfoni della rubrica Parlami di te. Ho avuto fin da bambino la tendenza ad impratichirmi nel disegno, era una mia forma naturale di comunicazione, quando non riuscivo a spiegarmi a parole facevo un disegno e quindi riuscivo a far capire quello che volevo dire. Nato a Tiene, cresciuto a Marano Vicentino fino a 10 anni per poi trasferirsi a Schio. Assecondando la sua vocazione artistica si diploma al liceo Martini per poi frequentare un corso di arredamento di interni. Questa scelta è dovuta ad una mia pigrizia, confessa, si trattava di un corso più breve degli altri. Dava l'opportunità di avere un buon lavoro in tempi brevi. Tuttavia prosegue, pian piano ho ritrovato la mia attitudine per la pittura, anche una valvola di sfogo. La pittura mi dà benessere e mi fa star bene. Mi consente di mostrare un'emotività che altrimenti non riuscirei ad esprimere. Ho sempre lavorato con le emozioni.